Ciao a tutti! Dopo il video di 2 settimane fa in cui vi avevo fatto vedere com'erano i DJ negli anni 90 e come sono diventati oggi, ho deciso di mantenere sempre lo stesso format facendo un confronto tra gli anni 90 e oggi, ma andremo a vedere le interviste in discoteca oggi rispetto a quelle degli anni 90. Allora, siete pronti? Iniziamo! In una festa come Iniziamo. questa, cosa non può mancare? La figa. Alcol. La gente bella, ok, ci sta, se non c'è, vabbè, vaffanculo, va bene, basta che ci sia l'alcol e la bella musica, capito? Ci vuole la techno. Vabbè. Per te? A me basta la figa, sinceramente. E questo era oggi, vediamo negli anni 90 invece. Nella discoteca che cos'è che ti piace? Bella musica, l'ambiente, le coreografie, e i ragazzi sono tutti bellissimi. Mi piace ballare. Che tipo di musica? L'house. Questa. Beh, dai, diciamo che ci sono un po' di conferenze anche cose di questo tipo. Ecco, questo è oggi. La gente strana. Vabbè, questo è rimasto storico. Io credo Vediamo negli anni assolutamente 90. Nel non credere e nel non aspettarsi nulla. Non penso che ci sia, che ci sia qualcosa di più deludente. Sta dicendo? Dell'aspettarti comunque qualcosa. Aspettami una canzone. Io non ho capito niente, però va niente. Aspetta. Vediamo oggi. Volare. Cantare. Tutto viene Vabbè, da sé. Vediamo Credo negli anni molto in 90. questa cosa. Che tutto viene da sé. Ancora questo. E il resto è solo. È solo noi, ecco. Vabbè, non si è capito niente di quello che voleva dire. E io direi di concludere con questo pensiero di Principe Maurice, storico vocalist degli anni 90, che ci dice, anzi, ci aveva detto nel lontano 1999 cos'era la discoteca all'epoca e che secondo me in realtà dovrebbe essere ancora anche oggi. Vediamolo. Ormai in discoteca non si va più soltanto per divertirsi. In realtà è diventato un luogo d'incontro quasi esclusivo per i giovani. E quindi è lì che esprimono tutte le loro gioie, ma anche tutti i loro dolori. Non hanno altro posto dove andare, perché non sono riusciti a riproporgliene un altro altrettanto autentico. In realtà la discoteca è un luogo libero, nel bene e nel male. E in questo luogo libero, evidentemente, c'è spazio per la gioia, ma anche per l'angoscia. Ecco, questo che dice Principe Maurice, anzi che diceva nel 1999, era molto attuale all'epoca, ma secondo me dovrebbe essere così anche oggi. Invece purtroppo abbiamo visto oggi com'è la situazione. Va bene, se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, magari scrivetemi nei commenti cosa ne pensate un po' di com'è cambiata la gente nelle discoteche oggi e com'era negli anni 90, insomma dite quello che volete. Ci vediamo mercoledì con lo spazio Pillole anni 90-2000, dove invece vi parlerò di un canale televisivo degli anni 90-2000, ovvero Viva TV. Ci vediamo quindi sempre qui sul mio canale. Alla prossima!